Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Allora, benvenuto a una puntata. Abbiamo ospite abbiamo ospite la band, perché in realtà la band è più di persone, ma in questo caso il rappresentante abbiamo il chitarrista Crypto Comi. Cryptonomicon. È sicuramente un nome è un po' difficile da pronunciare per me, però fidatevi, è una grande band. È un grande gruppo. La prima domanda viene spontanea. Prima cosa, da cosa nasce questo nome? Ma soprattutto, come descriveresti questa band? Allora, diciamo che il nome viene da un libro dell'occulto. Quindi comunque ha origine, diciamo, esoterica, ecco. E, come descriverei la band? Ma è semplicemente noi suoniamo un black thrash metal, o thrash black metal, a seconda delle sfumature che uno si può trovare dentro ascoltandoci, old school, quindi totalmente ispirato alla scena dei primi anni Ottanta. Prendendo proprio attingendo a piene mani dai primi Celtic Frost, Possessed, Bathory e Lamer, primi Destruction, insomma, Sodom, un po' tutta quella branchia lì, diciamo, del metal estremo dell'epoca, ma in primis appunto i Celtic Frost, di cui io sono fanatico, io e anche il cantante proprio. Sono fra le band, la mia preferita sicuramente. E quando nasce questa band? Abbiamo capito che siete nuovi, abbastanza nuovi come Sì. formazione. In realtà avete anticipato leggermente il Covid, abbiamo capito. Sì, esatto. Siamo nati diciamo, agosto 2019. Nati così. Diciamo all'inizio senza nessuna prospettiva, avevo un po' da tempo quell'idea di creare un progetto appunto che in qualche modo si ispirasse a quelle che sono state le mie, diciamo, le mie influenze maggiori, il genere con cui ho, appunto, ho iniziato ad avvicinarmi al metal tantissimi anni fa. Parliamo appunto di fine 88, 88-89, parliamo di quegli anni là, e quindi essendo appunto fan dei primi Celtic Frost, eccetera, volevo in qualche modo dar sfogo a questa mia passione. Ho detto quasi quasi, tenterei di scrivere qualcosa del materiale su diciamo su quella scia lì, no? Con quel sound lì. E ho scritto il primo brano, Nocturnal Kill. E poi l'ho fatto sentire a Luca, che è il ragazzo con cui collaboro anche su altri progetti musicali, anche lui fan di vecchia data proprio di Celtic Frost, e mi ha detto: cavoli, il materiale è buono, dai, provo a cantarci sopra. E da lì poi diciamo abbiamo contattato il batterista e il bassista, abbiamo iniziato a registrare. Diciamo, anzi no, bugia. Abbiamo fatto il primo brano e mi ricordo che in una chat con Peso di Necrodet, che aveva sentito il pezzo, era rimasto talmente colpito dal sound che avevamo, che mi fa: sarebbe bello poter suonare insieme, sei una band così. Ci farebbe piacere in qualche modo farvi da padrini. Era rimasto molto, molto affascinato dal sound che avevamo. E da lì poi è partito tutto, perché ho detto: perché no? Siamo riusciti ad organizzare una data vicino alle nostre parti. E diciamo che poco prima di quel concerto lì, che è stato il nostro debutto, appunto insieme ai Necrodet, abbiamo completato le registrazioni qui da me nel mio studio di registrazione. E Angel of Death Studio, abbiamo completato la registrazione del primo mini EP To the Abyss, appunto, dove ci sono tre brani più una cover di Venom, Witching Hour, e niente, abbiamo fatto questo debutto che è andato alla grande,
E da lì siamo proprio partiti, cioè abbiamo iniziato a lavorare al progetto in maniera professionale e in fare di pochi mesi, praticamente mi sembra, se non sbaglio, a gennaio abbiamo firmato il contratto, gennaio del 2020, abbiamo firmato il contratto con Punishment 18, e abbiamo pubblicato a novembre di quell'anno il primo album, Necromanticus. Se posso faccio vedere la copertina, Ciao. eccolo qui. Che è ancora disponibile in poche copie ormai perché credo sia andato quasi tutto esaurito. E niente. Ma Poi c'è questo stato. sì? Dimmi. No, io prosegui, si prosegui. In realtà mi sono dimenticato ancora di una piccola precisazione. Prima di arrivare appunto a Necromanticus, abbiamo pubblicato questo mini EP, Morbid Return, che non è altro che praticamente una raccolta del primo mini EP di Abyss e il secondo Morbid Return, appunto, dove ci sono delle cover che noi abbiamo reinterpretato, cover appunto di Sodom, Destruction, Slayer, eccetera, eccetera. E poi c'è questo mini EP con anche all'interno The Experiment of Dr. K, che è un brano inedito che non c'è nella prima stampa di To The Abyss, da cui abbiamo tratto anche il primo videoclip. E poi appunto abbiamo fatto Necromanticus, che è il primo album. Poi sono partite tutte le date di supporto al tour, al Necroman Tour 2022, che doveva concludersi in realtà oggi, con una data belluno, che purtroppo è saltata ieri, all'ultimo momento ce l'hanno annullata. Se no, oggi avevamo l'ultima data del tour. E niente, adesso abbiamo il nuovo album in uscita, sempre con Punishment 18, si intitola Infernalia. Eccola qua, la copia in anteprima. Naturalmente, come per il primo album, abbiamo la copertina del maestro Girardi. Paolo Girardi, che saluto anche e ringrazio, veramente un artista eccezionale con cui è un piacere lavorare e come hai potuto vedere ci fa delle copertine devastanti. E niente, questo al momento è quanto. Siamo appunto alla vigilia della pubblicazione di questo nuovo album. Mancano pochi giorni, proprio il 25 di novembre esattamente. Quindi tra poco tempo uscirà e a questo punto io appunto partirei su parlando di questo ultimo album. Sì, Prima certo. cosa, io partirei dall'ultima canzone, poi tu mi Sì. dici come nascono tutte le tue canzoni, come tra le ispirazioni, ma in questo caso l'ultima canzone che è in realtà poi una cover di un personaggio che probabilmente di metal non c'entra un po', No, assolutamente non no. c'entra nulla. Parliamo di David Sì. Bowie. Esatto. Abbiamo coverizzato Let's Dance, brano del 1983, abbastanza conosciuto, uno dei pezzi, diciamo, più famosi del Duca Bianco, no? Diciamo che la cosa nasce un po'. Allora, è stata un po' una sfida perché già nel primo album abbiamo fatto una cover, abbiamo fatto The Passion of Lovers dei Bauhaus, gruppo dark che probabilmente conosci. E l'abbiamo in qualche modo riarrangiata col nostro sound. Abbiamo visto che ha avuto comunque un discreto successo, è piaciuta parecchio, e questa volta ho provato ad alzare un po' il tiro. Per me è molto stimolante l'idea di provare ad approcciarci a suoni differenti. Comunque mi piace un po' certi brani, certi artisti della New Wave, del dark, del periodo degli anni 80, e quindi in qualche modo ispirati sempre anche dai stessi Celtic Frost che all'epoca di Into the Pandemonium fecero In the Chapel in the Moonlight di Dean Martin, per esempio, un brano degli anni 50 che loro hanno riarrangiato, e poi loro stessi su Vanity Nemesis fecero Heroes, sempre di David Bowie. Mi è sempre piaciuta questa loro
attitudine nel tentare di ritradurre un po' suoni completamente strani al loro genere nel loro proprio linguaggio. E così abbiamo ripreso la loro lezione da lì e ho detto perché no, il brano già di suo è fantastico, avevo già in mente un arrangiamento che desse potenza e oscurità al brano. Tanto che poi ci ho scritto delle orchestrazioni classiche sopra con trio d'archi, timpani orchestrali, eccetera, eccetera, e l'abbiamo in qualche modo resa, diciamo, un brano quasi nostro, o se non altro in linea col mood del disco proprio dei nostri pezzi che compongono Infernalia. E come nascono questi brani? Da cosa tratta di ispirazione? Nascono prima le musiche, nascono prima le parole, Sì, oppure nascono no. insieme? No, nascono prima le musiche. Io solitamente mi chiudo in studio circa una settimana, tieni conto, all'incirca, e butto giù di getto tutto quello che mi viene proprio così, di ispirazione. Poi arrangio il tutto quanto e solitamente do a Luca il materiale già quasi completato. Chiaramente mancano poi degli arrangiamenti che in dettaglio che per esempio Randy, il batterista, e Frank, il bassista, vanno poi a ultimare durante le prove di pezzi prima della registrazione dell'album. Però solitamente diciamo che i brani vengono composti da me in toto e diciamo che l'ispirazione io cerco sempre di come posso dirti, concentrarmi sull'impatto e soprattutto sul riffing, quindi da dare un po' qualcosa all'ascoltatore, oltre all'atmosfera, un qualcosa diciamo da portarsi a casa. Nel senso, ho notato, io suonavo precedentemente in una band di brutal death metal, è un genere molto veloce, molto, molto brutale, che comunque mi piace, è una figata, però ho visto negli anni, nella sua evoluzione, arrivare a un punto dove la velocità è talmente estrema che a un certo punto le band iniziano ad assomigliarsi l'un l'altra, proprio perché la velocità di esecuzione dei pezzi ti impedisce di suonare dei riff che in qualche modo possano rimanerti in testa, sono molto veloci. Quindi con il tempo mi sono accorto che veniva un po' a mancare quella che è la forma della canzone, ok? Avevi questi brani iperveloci, super potenti, eccetera, però alla fine del concerto o alla fine dell'ascolto del disco, salvo qualche eccezione che posso dirti, per esempio, i Nile o i Suffocation, eccetera, e ti dico così, adesso la butto lì, ma ce ne sono di altri nomi anche di gruppi incredibili che fanno brutal death metal a livelli eccezionali, ti rimaneva poco proprio perché non riuscivi a cogliere, no? Guarda, una delle mie passioni, non solo mie, ma anche del resto della band, sono i Black Sabbath. E dei Black Sabbath noi possiamo, diciamo, fra virgolette, dire qualunque cosa, però il loro punto di forza sicuramente è il riff. E il signor Tony Iommi su quello è il maestro. E appunto la cosa che ti rimane di più in testa dei pezzi di Black Sabbath sono questi riff che vanno no, in ciclo, che si ripetono. Basti pensare, per esempio, a Into the Void, che ha questo riff semplice ma è lì trascinante, lento e inesorabile che prosegue lungo il pezzo, no? È da lì che un po' diciamo vado a prendere l'ispirazione, no? Un po' dei Black Sabbath, un po' appunto dei stessi Celtic Frost, da tutta la scuola. O, diciamo la vecchia scuola di metà anni 80 del thrash, del black metal dell'epoca, e così nascono i pezzi sostanzialmente. In questo caso, per Infernalia, per esempio, avevo già in mente un po' quello che poteva essere il concept del disco, ok? Quindi le musiche sono anche parecchio descrittive in certi frangenti. E che cosa c'è di ci puoi raccontare qualche aneddoto particolare nella registrazione di questi nuovi brani? C'è qualcosa di particolare che vi ha lasciato anche sorpresi, quando in cui avete registrato? Ma guarda, diciamo che la cosa che
ascoltando poi il lavoro finito, la cosa che ha sorpreso non solo me, ma anche gli altri del gruppo e chi magari ha già ascoltato qualcosa in preview, è un po' la potenza del materiale, diciamo anche la dinamicità, se vogliamo, perché, come ti ho detto, questa volta ho inserito diverse parti orchestrali, quindi arrangiamenti un po' più ricchi. E in qualche modo ho anche in certi punti rallentato un po', la velocità rispetto al primo disco. È un disco molto più raffinato. Se vogliamo fare un paragone per far capire un po', a chi magari ancora non ci conosce, per esempio il balzo dal primo disco al secondo, potremmo dire che il primo album Necromantico è molto più vicino al sound di Morbid Tales, Emperor's Retarm, di Celtic Frost, e questo Infernalia, per esempio, è il nostro, fra virgolette, Tomb Megatherium, con qualche piccolo, diciamo, qualche piccolo accenno, sfumatura a quello che poi è stato Into the Pandemonium, no? Ok? Però fondamentalmente siamo, secondo me, nel range di Tomb Megatherium come sonorità. Ovviamente è fatto a modo nostro, perché non è un plagio né un copia e incolla, sia chiaro. Semmai un omaggio. Una cosa che tengo veramente a precisare è che sì, abbiamo preso ispirazione dai Celtic Frost, ma il nostro è un vero e proprio omaggio a quello che ha fatto Tom Warrior, Martin Gary Kane, con i Celtic Frost, con la loro musica, e non appunto una sorta di, sì, un omaggio alla fine. E i vostri live sono diversi rispetto ai classici live che noi assistiamo, classici anche gli Iron Maiden o comunque musica da Vasco Rossi in poi. Il vostro live è molto più animato, in alcuni casi molto acceso. Qual è la sensazione che poi provate quando state sul palco? Se poi riuscite a vedere, a volte non capita che il palco sotto non riuscite a vedere perché tra luci e tanta confusione, però sentite quell'energia che il pubblico sotto inizialmente parte forse titubante, ma poi si scatena con quell'energia che vi ritrasmette sul palco. Qual è la sensazione che poi voi provate? Ma guarda, c'è un grandissimo scambio di energia, nel senso che io vedo veramente i ragazzi super gasati, c'è veramente tantissima energia e si vede anche tanta passione sia da parte nostra per la musica che suoniamo, ma anche per chi ci ascolta, quindi chi viene a vederci. E è anche un po' di sorpresa alla fine, perché abbiamo questo suono talmente crudo e vecchio stampo, diciamo, volutamente vecchio stampo, cioè la nostra idea è quella di riportare un po' quella violenza e quell'energia tipica del metal degli anni 80, anche dal punto di vista proprio della band sul palco. Cioè, per noi è fondamentale avere un impatto visivo sul pubblico, diciamo, appunto energico, ma anche violento, come potevano essere i primi Slayer, come potevano essere appunto i primi Venom, tutti quei gruppi che tu da ragazzino magari andavi a vedere ed effettivamente ti trovavi davanti a dei personaggi che, cioè, ti travolgevano, non solo con la musica, ma anche proprio a livello visivo, no? Poi c'era questa fascinazione, no, per questi personaggi, perché un Kronos, lo abbiamo visto, io e il cantante siamo andati a vedere i Venom, pardon, a Verona, per esempio. È stato incredibile vedere l'energia come si dice, il carisma incredibile di un personaggio come Kronos. Così come quando vidi Celtic Frost di Support the Creator, per esempio, tantissimi anni fa, sono personaggi, o gli stessi Slayer, no? Citiamo un Tom Araya, un Kerry King, la buon'anima di Jeff Hanneman e Dave Lombardo. Da soli loro quattro già sono quattro personaggi carismatici. E anche se stessero in silenzio e fermi sul palco, comunque in qualche modo emanerebbero violenza ed energia. Quindi è quell'aspetto lì, secondo me, che noi cerchiamo di trasmettere, e vedo che effettivamente c'è un feedback positivo. L'ultimo concerto, per esempio, a Pordenone, al Tune Club, e peraltro saluto tutti i ragazzi di Pordenone, i supporter, i ragazzi di Vitas Tercoris, LSD, eccetera, che sono stati fantastici. Ci hanno dato un supporto incredibile, il pubblico. È stata una serata fantastica, cioè, total metal proprio, bellissimo.
È stata una cosa molto, molto old school, diciamo. Bellissimo, bellissimo. mentre scendi al parco, i ragazzi che ti incontrano, che poi sono di tutte le fasce d'età, perché non Sì. c'hai di fronte soltanto le persone un po' più attempate che ascoltano il metal, ma sono No. anche giovani, appunto ci sono giovani, ti fanno domande particolari oppure ti fanno soltanto complimenti, oppure ti chiedono a livello soltanto tecnico oppure più personale, ti chiedono. Beh, no, allora diciamo che c'è sempre parecchio entusiasmo, diciamo, spesso mi capita, visto comunque il mio trascorso, visto che io comunque di base sono un batterista e quindi spesso mi chiedono, ma come mai suoni la chitarra, cosa fai lì, no? Perché comunque mi conoscono dai tempi dei Karnak, dove comunque ero il batterista e di fatto sono un batterista, eccetto nel progetto Cryptonomicon. Diciamo, cioè, già, la prima domanda è quella di solito, almeno per me. Poi chiaramente sono tutti gasati appunto per quello che hanno sentito, sono contentissimi del concerto, proprio perché c'è questa energia che secondo me generi più moderni un po' hanno perso dal vivo, ma proprio perché, per come la vedo io, anche le stesse produzioni dei dischi sono talmente a un livello iperpatinato, iperprodotto, che poi quando tu vai a vedere una band dal vivo, se non hai un fonico, il tuo fonico, l'impianto preciso, la strumentazione al massimo dei livelli, non riesci a riprodurre praticamente live quell'energia che uno si ascolta sul CD. Quindi rimani sempre un po' con l'amaro in bocca in certi casi, no? Mentre nel caso di Cryptonomicon, io vedo che l'album è comunque in qualche modo è esattamente quello che siamo noi dal vivo, quindi il suono è, diciamo, decentemente grezzo, ecco, perché non è registrato male, è decentemente grezzo, ma è esattamente quello che poi i ragazzi sentono dal vivo, anzi con un po' più di violenza in certi casi, anche un po' più di velocità. Quindi c'è sempre questo richiamo a quello che era l'old school, è il modo delle band del passato, Exodus, Slayer e tutti quei gruppi lì che adoriamo, che appunto quando andavi a vedere dal vivo tu ascoltavi l'album e dal vivo era sempre più violento, era sempre più veloce, era sempre più cattivo. E abbiamo visto anche video musicali dove il bianco e nero è padrone, Sì. utilizzate molto il bianco e nero. Anche per i prossimi lavori utilizzerete il bianco e nero oppure conquisterete il colore? Ma probabilmente conquisteremo il colore, perché comunque abbiamo già, appunto, abbiamo già utilizzato il bianco e nero per due videoclip. Peraltro il videoclip poi che è stato girato per l'uscita di Necromanticus, del primo album, appunto Nocturnal Kill, ha tutta una storia dietro incredibile che sfocia veramente nell'esoterico, nelle cose, ma guarda, una cosa allucinante. E sì, lì meritava veramente il bianco e nero perché se hai visto il video avrai notato la location che c'è questa casa abbandonata peraltro vicino a dove abito io nel bosco, l'abbiamo trovata e ci siamo intrufolati così un po' diciamo non proprio con tutti i permessi, ecco, e abbiamo girato questo video in questa casa che era spettrale, quindi quel bianco e nero va poi a risaltare quell'aspetto lì. Secondo me ci piaceva parecchio come è venuto e sì, abbiamo rifatto un video praticamente senza i colori, dai, diciamo. E la prima cosa che mi hanno detto quando avete registrato il disco, l'avete dato ad ascoltare, la prima sensazione che avete vissuto, avete percepito nello sguardo di chi l'ha ascoltato, qual è stata la vostra sensazione che avete percepito in quel caso Tu dici appunto dell'ultimo album, dell'ultimo album? ma in realtà mi sono arrivati dei feedback. Io non ho potuto interagire direttamente sul momento con chi ascoltava il pezzo, l'album. Diciamo appunto, le prime impressioni sono state veramente eccezionali. Quello che a me interessava da Infernalia era riuscire a dare un seguito che non sia un ripetersi
di quanto fatto su Necromanticus. Perché comunque, per esempio, io sono fanatico anche di gruppi come Voivod, Creator e gruppi così, stessi Celtic Frost, e se tu vai ad analizzare la loro discografia, vedi che c'è sempre stata un'evoluzione, no? Un miglioramento tecnico, un cambio di sound, un esplorare i confini appunto del linguaggio della stessa band. E quindi anch'io ho voluto fare con i Crypto la stessa cosa, quindi esplorare i confini del nostro sound e portarli un po' più in là, non ripetermi, perché non avrebbe avuto alcun senso dare comunque al pubblico un album che era il copia e incolla del disco precedente, seppure apprezzatissimo, però ho voluto in qualche modo rischiare e ci siamo trovati tutti e quattro i membri della band d'accordo su questo. Abbiamo voluto rischiare proprio dando delle sfumature nuove al nostro suono. Di questo disco ci saranno anche, abbiamo visto anche la t-shirt che Sì. saranno disponibili, quindi che C'è anche secondo me. della precedente, quindi a questo punto qua comunque è disponibile. Se a qualcuno interessa, sono le nuove maglie del vecchio album, del precedente più che vecchio, e ovviamente la nuova, del nuovo, penso si veda, del nuovo album appena uscito, che potrete comprare comunque nel nostro Bandcamp, direttamente da noi, oppure comunque sia ai concerti. Quindi quest'inverno ci saranno concerti dal vivo. In realtà no, perché ormai siamo a fine novembre, dicembre al momento non abbiamo niente all'orizzonte, quindi credo che ormai il tour è finito qua. Quindi si ripartirà il prossimo anno, che peraltro abbiamo una data fighissima già il 28 di gennaio, suoniamo al Rock Hard Festival a Milano, in supporto a Mortuary Drape, Opera Nona, eccetera, e quindi diciamo che partiamo col botto al Tour d'Infernalia, dai, 2023. Che significa essere su band supporto e soprattutto quale emozione dà in poi essere supporto di una band che poi ammiri? Ma è sicuramente straordinario perché fa piacere comunque poter condividere il palco con chi hai supportato e segui da anni, compri i dischi, eccetera, eccetera. Quindi hai una stima verso questi artisti, queste band, la loro musica. Sicuramente fighissimo trovarsi a condividere il palco con loro e magari anche nel ricevere, in quel caso lì, se andrà bene, appunto, se piaceremo, ricevere magari anche dei complimenti dai membri di queste band, appunto. Quindi sicuramente emozionante. Poi il festival si terrà, per esempio, lo Slaughter Club a Milano, che è un club fighissimo, per noi sicuramente emozionante. Quindi sì, è un insieme di emozioni che ovviamente un po' è il carburante che ci porta a proseguire, a continuare il nostro cammino, che come saprai non è semplice, suonando metal, essendo comunque underground in Italia, come tutte le band, è un percorso parecchio complicato, no? Spesso difficile e minato anche in certi casi. Infatti ti dico, no, io oggi dovevo suonare, è saltato tutto, per cui sì, non è proprio semplice qui da noi. Infatti, come è vissuta? Perché in realtà voi siete tutti indipendenti, perché non esiste una grande etichetta che tratta, o le band importanti sono poche che fanno con grandi etichette. Parliamo di il metal, gli Iron Maiden, dai, Kiss, comunque Black Sabbath e tanti altri, ma produzioni di pappo, però sono produzioni enormi. Sì. Invece, il problema è che le piccole band hanno difficoltà non solo a Certo. produrre, ma anche a suonare. Sì, sicuramente. Sicuramente è un bel casino perché l'Italia poi ha una scena che è composta da band incredibili, perché io da tanti anni che sono dentro il giro e seguo il metal, eccetera, e si possono dire qualunque cosa dell'Italia, però le band ci sono.
fanno musica fantastica e spesso e volentieri sono migliori anche di quelle straniere che tanto osanniamo, no? C'è il solito fenomeno di esterofilia che secondo me ormai è ingiustificato. Cioè, abbiamo band fantastiche qui che potrebbero fare bene, ma manca un po', secondo me, la mentalità anche all'interno della scena. Ci sono dei costi anche di produzione non diciamo abbastanza rilevanti. Basti pensare anche al semplice costo del carburante, quindi per una band spostarsi in giro per l'Italia con il furgone o c'è noleggio, benzina, autostrada, i costi sono lievitati, quindi avrai letto anche per esempio l'ultima news degli Anthrax, che appunto dovevano venire in Europa in tour e l'hanno cancellato il tour per i costi. Stesso Frank Bello, il bassista, ha dichiarato che ormai è improponibile, no? Per le realtà underground come, le no come la nostra diventa veramente un sacrificio che però grazie anche per esempio alle agenzie quelle che lavorano bene fatte da professionisti. Noi adesso abbiamo iniziato con le True Religion, adesso ci troviamo con la Grave Scene. Tra l'altro saluto Gigi, il boss, che ci sta supportando tantissimo e appunto grazie anche a lui riusciamo in qualche modo a muoverci in giro per l'Italia, no? È veramente complicato, è veramente complicato, ma è la solita vecchia storia. Secondo me, è la mentalità poi. Anche per il supporto delle band da parte del pubblico, appunto, quella che è un po' anche la collaborazione fra i gruppi, eccetera. E secondo me è ancora tutto un work in progress, ok? Quando arriveremo, in qualche modo a collaborare bene tutti fra di noi, ci sarà più coesione, sicuramente, riusciremo a imporci, secondo me, sulla scena mondiale in maniera più preponderante. Io ti ringrazio per averci dedicato questo spazio. Ringrazio Corrado e Monica della Punishment 18, la nostra etichetta. Come ho detto prima, Gigi della My Grave Scene, che è il nostro booking. Tutti i ragazzi che ci seguono, le band con cui abbiamo suonato, stesso Paolo Girardi che con le sue copertine ci fa diventare pazzi perché fa dei lavori eccezionali e è sempre bello lavorare con lui. Guarda, ringrazio un po' tutti quelli che gravitano intorno alla famiglia Cryptonomicon e che ci aiutano e ci supportano nel tempo. A proposito, saluto Andrea Varuzza, di Under Metal Flag, una webzine che ci ha aiutato tantissimo, la trovi su Facebook. Marco Ginitoni, di We Fucking Rock, che peraltro ci ha invitato anche al loro raduno nazionale. Persona fantastica e quel gruppo lì su Facebook è veramente incredibile. Che dire, ti ripeto, sì, probabilmente avrò dimenticato qualcuno, la nostra Crypto Crew, che sono i No, ragazzi che lavorano con noi direttamente ai concerti. Penso sì di aver salutato e ringraziato tutti. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Yeah.